e ricordo che nel 1912 vidi una fotografia sulla stampa illustrata che si pubblicava allora a Torino di Raffaele Di Palma, che mi sembra avesse vinto in quell'epoca la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi: questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. La macchina da corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa che il figlio rappresenta la continuità di noi stessi, lei lo porta a scuola, il giorno che riesce negli studi, che è il primo della classe, lei è orgoglioso del proprio figlio. Capita quello che per un costruttore realizza, trasformando una materia informe dei forgiati in una meccanica vivente, in una armonia di suoni. Porto macchina e pilota è molto semplice. Io ho sempre pensato che potesse essere fissato in una percentuale media del 50% al merito al pilota, il 50% merito al costruttore, alla macchina. Ora stiamo vivendo un periodo nel quale intravediamo uno spostamento di questa percentuale di merito alla macchina con le nuove costruzioni, cioè l'affidabilità del mezzo sta prendendo una preponderanza sulle capacità del pilota. We'll be right back.
non ricordo niente che valga più della prima vittoria. Non c'è niente. Per me la vittoria più importante è quella che devo ancora conseguire. Noi siamo dei costruttori che ogni 15 giorni dobbiamo offrirci all'esame di maturità. Ricordo che von Karajan un giorno mi disse e mi scrisse: ascoltando il vostro 12 cilindri scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare. Non ho avuto la possibilità di studiare, mi sono fermato a quella che una volta era la terza tecnica, che oggi equivale alla terza dell'obbligo. Però nella vita mi sono sempre contornato di persone molto colte, capaci e soprattutto pervase dal desiderio di avere successo, di amare l'automobile era la prima qualità, la prima dote che io dovevo scoprire nel mio interlocutore prima di assumerlo. A me era stato un compito quello di agitare dei problemi e di provocare delle riunioni e assistendo ai contrastanti pareri dei miei collaboratori, col modesto potere di sintesi di cui ho sempre disposto a prendere delle decisioni. È ovvio che la macchina bisogna prima sognarla per poi chiedere ai propri collaboratori se si sentono in grado di realizzarla, se condividono il sogno di chi vuole ottenere successo.
io credo che sia un po' il segreto della Ferrari, cioè ricorrere alle macchine ultramoderne per ottenere lavorazioni con rispetti millesimali e ricorrere alla capacità manuale dei nostri collaboratori per determinati montaggi e finiture dove viene dato una forma, una, direi una linea, un contorno a quella che è l'automobile non più di serie. Le corse trovo che sono state, come lo sono ancora oggi, una fonte inestinguibile di innovazioni, di miglioramenti. Perché trasferire su una produzione quantitativamente limitata i benefici che lei realizza nella costruzione dei motori da corsa o delle autovetture diventa una cosa abbastanza agevole, rapida.
prima di tutto, il Gran Turismo la prende uno che vuole differenziarsi dagli altri, chiedere alla vettura delle prestazioni istantanee che non può avere su altre macchine. Oggi non si va alla ricerca della velocità assoluta, oggi si va alla ricerca di velocità istantanee. Il 12 cilindri resta sempre la macchina originale della Ferrari, quando lei pensa che nel 1946 è nato il 12 cilindri 1500 centimetri cubi. Quindi tutto il resto è una derivazione del modello originale. La GTO è la macchina destinata a quella particolare clientela che desidera partecipare eventualmente anche a qualche competizione turistica di grande rilievo, come potrebbe essere Giro di Francia e altre manifestazioni del genere. Ciao.
Testa Rossa è la macchina squisitamente per appassionati di velocità, ma al tempo stesso di comfort. Lei trova nelle nostre macchine qualcosa di diverso. Non dico che sia sempre in meglio, no, ma qualche cosa di diverso. Perché? Perché c'è l'apporto intellettivo dell'uomo.